Salve gente, su me è il Barbisa della Boisa, l'uomo dell'alba, del giorno e della notte, la primula nera di tutte le questure del Regno della Repubblica, l'ignoto sgraffignatore diurno e notturno di cui si parla tutti i giorni nei giornali. Su proprio mi perché. Dicono che la giustizia è uguale per tutti. Questa sigla è una bella bala. Ne volete un esempio? Sì? Vado al fatto. È il mio papà, il famoso macellarin della bicocca. L'era antipatica la questura. C'era un pignolo di commissario che non voleva che lui lavorasse in proprio. Poer papà. Era buon bel pan. Aveva solo un piccolo difetto, era un po' distratto. E con questo, che de mal? Mi ricordi che una sera, a causa di questa sua innocente distrazione, invece di infilare la chiave del portello di casa nostra, la infilò nella porta di un alter, convinto di essere entrato in casa sua, tracchete, e pisa un suo franel e comincia così a girare per le stanze. Tutto entrato, guarda la combinazione e il Vaminga a inciampare in un astuccio di posate d'argento. Naturalmente si accorge subito dell'errore e in fretta e furia il ciappa sulla scatola di fiammifer che aveva lasciato sul tavolo, se la mette sotto il braccio e dignitosamente ritorna sui suoi passi. Non appena arrivato in mezzo alla strada, tracchete, entra incontro il suo commissario, con due o tre ciapacan della questura mobile in servizio di perlustrazione. Dove andate, caro macellarin, a quest'ora del notte? E fa il commissario. Vado a casa, risponde il mio papà. Cosa vedi sotto il braccio? Dice il commissario. Una scatola di fiammifera, risponde il mio papà. Vediamola, vediamola, insiste il poliziotto. Figuratevi come resta il mio papà quando si accorge che per sbaglio, invece della scatola di fiammiferi, l'aveva tirata su la scatola delle posate d'argento. E il presidente del tribunale, Stuvigliac, non ha voluto credere che si trattava di una semplice distrazione e te la condanna a 5 anni di lavori forzati. Liberato poco dopo per via della solita provvidenziale amnistia, l'Inda Lester, in Svizzera, dove la cominciava a fa fortuna con una tipografia, stampava dei biglietti da 1.000, così belli, ma così belli che quelli veri sembravano falsi. Poi anche a me del resto cominciò la mia carriera per un'ingiustizia della sorte. Mi ricordo come se fosse ieri, la domenica sera, in sulla fiera di Porta Genova, in del cur per fa tempo entrare in del baraccone della donna barbuta, tracchete, un bottone della mia maniga, della maniga della giacchetta, e se infila minga dentro di una catena d'oro di un signore che era lì di fianco a me. E questo è niente. Dietro la catena se mi minga cura anche l'orologio. Voi sapete come sono gli orologi al giorno d'oggi? Quando si mette una corchi lì e ferma più nessuno, arriva un tisi con due spalle che pareva un armadio a tre ante e ta-ta-ta, ta-ta-ta. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Oi, man scaregatante, chi non ti scordar di me sulla crapa, che quando cambia il tempo, se mangi binga perlomeno 3 o 4 cachet, io la notte non posso dormire. Beh, insomma, dammi chiudi sull'ultimo e poi levo il disturbo. L'altra sera, se lì a Ronchè di Ran che filavi a tutto gas con una bambola imperiale che a guardala, oi, a guardala tutta che oreva 3D. Quando un tratto sento un urlo tremendo e un tuffo in del naviglio. Aiuto, aiuto! Gridava una donna. Aiuto! Il mio bambino è caduto in acqua! O in meno di 10 secondi si è radunata una folla di almeno 100 persone, ma nessuno si decideva a saltare dentro e a salvare sto povero fionin. E a un certo punto, non so come l'è stato, come l'è minga stata, pataslacchete, mi trovo in mezzo al naviglio, con quattro bracciate per teghetto, rompa il fiorin per i cavelli porta riva. Non vi dico gli applausi della folla, la mamma che mi corse intorno, tutta felice, la madì, grazie, grazie signor Barbisino, lei mi può chiedere tutto quello che vuole. Signora, dico, non si disturbi, non è proprio il caso. Io da lei non voglio niente, però mi piacerebbe sapere che le stacchi la faccia del camburdoc che con un sbuton e mi ha sbattuto dentro in del navili, sta brutta carogna.